rifiuti sparsi sul luogo della GMG, qui questo. Poi il riuso, cioè tutto ciò che era dato ai ragazzi poteva essere utilizzato, la borsa, la torcia, il portabagno, tutto fatto in stoffa che si poteva riutilizzare, c'è ancora gente che va in giro con i teli di plastica dati per mettere tutto il suo capello, sono diventati teli per la macchina, teli per la legna, cioè tutta roba che è stata riusata, no? Quindi il riuso. Il discorso della compostabilità, quindi posate, tovaglioli, compostabili, ricompostabili, cioè tutto che potesse essere il meno possibile legato alla plastica. Il discorso del trasporto pubblico, quindi un grande accordo con l'FS, privilegiare il pullman, tutta una serie di parcheggi volti a utilizzare il mezzo collettivo piuttosto che il mezzo individuale. Il tema della compensazione del CO2, quindi l'acquisto di crediti per riforestazioni con un calcolo delle emissioni dell'evento. Ecco. C'è tutta una serie di accorgimenti che resero quell'evento non solo sostenibile ma anche educativo di chi partecipava, era un'attenzione per l'ambiente. Io penso che da questo punto di vista le organizzazioni di volontariato che hanno tra l'altro la gestione di moltissimi spazi, no? Della vita, di vita, dei servizi e di quant'altro, potrebbero trarre dal festival una sorta di paradigma, no? Cioè vedere come è possibile gestire tutta una serie di cose nel rispetto dell'ambiente, quali scelte concrete si possono fare. Addirittura la Fiat ci prestò due panda a idrogeno, no? Che allora erano proprio avveniristi per trasportare i vescovi dai luoghi d'alloggio fino al luogo dell'incontro. Io non so quanto hanno speso, c'era un camion, due ingegneri, però per dire offrire l'intuizione di possibilità da questo punto di vista, no? Cioè penso che il parlare di ambiente non voglia solamente dire fare dei discorsi, ma anche offrire delle esperienze che facciano intuire delle possibilità, perché evidentemente il mondo del volontariato da questo punto di vista può essere un educatore a quella forma di solidarietà tra gli uomini che è anche la cura dell'ambiente, perché noi siamo solidali, quindi facciamo un'opera di responsabilità o cristianamente di carità anche quando ci prendiamo cura della casa comune. Per cui ecco, penso che riflettere sull'ambiente voglia anche, visto che siete in fase organizzativa, domandarsi ma quali segnali può dare il festival a quelli che parteciperanno della possibilità che le organizzazioni di volontariato facciano scelte che tutelino l'ambiente e che li rendano luoghi educativi per chi ci passa dentro di un modo diverso di approcciarsi alla custodia della casa comune. Ecco, grazie. Per fare un po' di pubblicità, puoi vedere in fondo che c'è il banchetto della Caritas, perché la Caritas ha realizzato una cosa interessante, un'edizione limitata perché ci hanno dato pochi diritti in Vaticano, limitata del Laudato Si, con dei commenti rivolti alle giovani coppie. Quindi nel corso di preparazione al matrimonio si propone alle coppie giovani, che ormai giovani spesso non sono più, di vivere la propria vita coniugale con attenzione all'ambiente, per cui ci sono tutta una serie di proposte perché nell'economia domestica ci sia l'attenzione a salvaguardare, custodire e creare. Approfittiamo un secondo della presenza del signor Giulietti per fare anche un po' di domande e risposte sulla sua relazione, che è estremamente interessante, ma penso sia opportuno che ci sia un po' di spazio anche per le persone per intervenire. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, porre qualche questione. Posso? Prego. Sono rimasta colpita sia dalla relazione che dalla semplicità e ho capito finalmente che ci deve essere questo cammino insieme della tecnologia ma anche delle altre culture che possano completare il percorso così breve nostro. Infatti io l'ho sempre intesa come un prestito, no? La natura, e come ci danno in prestito una cosa bisogna riuscire a mantenere. Allora,
l'ultima frase mi parlava che voi date diciamo delle norme, cioè degli aiuti, no, a queste giovani coppie per poter affrontare la vita comune, ma anche sotto l'aspetto dell'ambiente, dell'ecologia. Infatti il primo mio intervento era questo, educare. Ma non è possibile sia anche il discorso dei volontari, cioè del settore del volontariato, ma metterlo quasi come una formazione obbligatoria per quanto riguarda i politici? Cioè in modo che purtroppo siamo insomma un po' vergini, tra virgolette, di come affrontare il problema. Quindi riuscire a insegnare, deve poi trasmettere come utilizzare l'ambiente, eccetera, visto che giustamente ha ricevuto tutta la relazione dicendo che è universale, quindi che non dobbiamo mettere dei paletti noi che abbiamo una natura così limitata, di riuscire a far capire, entrare, che non è il demonio, se il nostro Papa ha parlato con questi strumenti, ma soprattutto perché ha preso Francesco come esempio, no? Anche quello universale, che è una parola, è un da quando è stato a ora universale. Grazie. Il Papa dedica anche un capitolo al tema della politica mondiale e anche locale, a cui riconosce ovviamente una grande importanza, e anche riconosce che poco si è fatto, no? Poco si è fatto, perché ovviamente quando si va a fare le politiche dell'ambiente si vanno a toccare gli interessi, no? Gli interessi soprattutto legati al fatto di quanto si può usare con la produzione le risorse del mondo. Ora, naturalmente questo i politici lo fanno perché noi non siamo disposti a pagare il prezzo, no? Cioè, se un politico resiste ad applicare misure ambientali che poi impattano sull'industria o sui consumi, è perché sa che questo provocherebbe una diminuzione del consenso. Allora, è vero che bisogna formare i politici, è molto vero, no? Che loro si rendono conto di quello che si può fare e che si deve fare, però è altrettanto importante formare il consenso, cioè se c'è consenso rispetto ai costi della conversione ecologica, allora il politico riesce ad applicare delle misure efficaci. Se non c'è consenso, soprattutto in questa politica di piccolo cabotaggio, di cui oggi purtroppo paghiamo il fio, perché se uno ovviamente non misura la propria azione sui gradimenti sui social, è chiaro che la possibilità di fare cose controcorrente oppure a lungo termine svanisce. Ma allora, è importante formare il consenso. Ora, quello che è successo con le varie forme di carbon tax, oppure quando si era parlato di tassare gli euro sotto gli euro 4, no? La gente si è ribellata, ma certo, ma se io voglio incrementare l'ambiente bisogna che il cittadino paghi il prezzo. Cioè, non esiste una riforma ecologica a costo zero. Allora, questo prezzo la gente lo vuol pagare o non lo vuol pagare? Perché se lo vuol pagare, allora il politico si sente incoraggiato a prendere le misure importanti. Se non lo vogliamo pagare, questo prezzo lo dobbiamo pagare noi, cioè siamo noi occidentali che stiamo consumando troppo. Voi fate c'è un test interessante del WWF sulla CO2, no? Io non mi ritengo un terrorista ambientale, cioè ci sto attento, però io sono comunque fuori. Per come mi muovo, per quello che consumo, per cui è chiaro che se dovessi rientrare in quei parametri dovrei ridurre in maniera significativa alcuni aspetti del mio stile di vita, non c'è da fare, vi parlo per medico, no? E se lo fate voi scoprite che è così. Allora, siamo disposti a questo? Il Papa dice, uno degli apporti del pensiero religioso è proprio questo, motivare al sacrificio, cioè le religioni in fin dei conti dicono, c'è un bene, per questo bene vale la pena di sacrificarsi, vale la pena di perdere qualcosa, no? Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Giovanni 11. Allora,
per questo discorso dice sicuramente c'è questo ha un costo, se siamo motivati anche i politici lo saranno, se noi non siamo motivati i politici probabilmente oggi non hanno la forza di imporre al mondo economico e all'opinione pubblica scelte controcorrente, per cui il nostro apporto individuale e dell'opinione pubblica è fondamentale, e se ci sono stati quei cambiamenti, cioè tutta una serie di prodotti ecologici, i manager di alcune società importanti che dicono che dobbiamo guardare anche l'ambiente, non solo il profitto, è perché ormai la gente chiede questo, no? E sempre più lo chiede, ecco, quando lo chiederemo in maniera efficace e davvero unitaria, anche il mondo politico cambierà drasticamente. Ha parlato dei castagni della Carcagnana, no? Quindi di bellissimo, ha fatto Manetta, però la Carcagnana per ora ha poco, però c'è anche il problema delle cave, perché lo scalare, la linea delle acquane a passo dalla Coccolaccia, per esempio già dalla Carcagnana, è sbagliato. E questo mi fa piacere, io spero che anche questo dibattito sull'ambiente possa anche essere portato anche alla Carcagnana con i sacerdoti, perché senza arrivare all'estremismo della chiusura completa delle cave, senza, però ecco che si cambi, lì si cambia veramente il paesaggio, si cambierà il paesaggio, perché il rifugio, l'altro secolo, la via Gioventù, la Coccolaccia non c'è più. Ecco, e questo quindi non è un cambiamento, sarà un armonico, cambiamento per posteri, per i giovani. Cioè, diciamo così, in genere l'industria estrattiva è sempre fondamentalmente distruttiva, no? Cioè, quando io estraggo qualcosa, cioè, se io pianto il castagno invece della vede, è sempre un albero, no? Alla fine, no? Il paesaggio risulterà un po' modificato, però comunque sempre essenze vegetali sono, sempre bosco è, eccetera. Se io tolgo, no? Qualche miliardo di tonnellate di pietra alla montagna, quelle poi non ci sono più, non sono più rimpiazzabili. Quindi l'industria estrattiva di per sé è sempre, dal punto di vista ambientale, qualcosa di negativo, ok? Perché sono risorse non rinnovabili, almeno lì. Da un certo punto di vista dobbiamo dire che noi ne abbiamo bisogno, cioè non è che possiamo non estrarre, no? Metalli, minerali, pietre, perché ci serve per costruire le case, i bagni, le robe, le mattonelle che tutti abbiamo al bagno, eccetera, all'estate, eccetera, minerali, quant'altro. Allora, dovremmo dire, uno, un modo di estrarre compatibile con l'ambiente. Da questo punto di vista sicuramente anche le cave hanno fatto dei passaggi in avanti, no? Rispetto a un diffuso disinteresse delle conseguenze ambientali, ora c'è una serie di norme che fa in modo che l'estrazione non produca tutta una serie di conseguenze negative sull'ambiente. In alcuni posti non è ancora così, no? Mercurio, col, per esempio, uno degli acquisti consapevoli è prendere l'oro estratto, i metalli estratti in maniera rispettosa dell'ambiente, perché l'estrazione di metalli pregiati è di solito devastante, perché mette l'ambiente mercurio, tutta porcheria, che poi va a inquinare pesantemente. Quindi questo è un passaggio fatto. Dopodiché dovremmo dire anche noi, sì, vabbè, limitiamo l'estrazione del marmo, però a questo punto io le mattonelle da casa mia del marmo le prendo, no? Cioè, non faccio la vasca di marmo statuario. Anche questo discorso che vale per i politici vale anche per i consumi, no? Se io consumo di meno, ieri per esempio c'è un articolo su Avvenire, 2-3 giorni fa, no? Che mi ha fatto riflettere sulle nostre magliette, noi si fanno avvenimenti, si fanno le magliette, no? Le magliette. Ogni maglietta di cotone impatta per 2700 litri d'acqua sull'ambiente, cioè una roba, no? Perché tra coltivare il cotone, produrlo, eccetera, eccetera, c'è un impatto così. Quindi dici, ma costa poco? Ho capito, ma non è che perché costa poco la roba allora c'è lecito consumarla in maniera compulsiva. E dovremmo essere consapevoli di questo, perché se ne compriamo di meno, se ne produce anche di meno. Questo porta con sé una visione diversa dell'economia, no? Perché capite che l'economia finora è basata sulla crescita indeterminata, senza limite, non è sostenibile per l'ambiente, anche perché mentre prima le magliette le compravamo solo noi, ma le comprano i cinesi, gli indiani, che so, un sacco di gente, no? E questo vale per le magliette, per il petrolio, per le pietre di cava, eccetera. Cioè sta entrando nel mercato del mondo del consumo una fetta di umanità che finora
campava con l'orto, adesso non campo più con l'orto, poi anche loro, televisore, la macchina, il motorino, il bagno con il mattonello di marmo, poi anche loro, no? E da un certo punto di vista hanno ragione, perché tu io sì e tu no. Però questo porta con sé una domanda di materia, una domanda di cibo, per esempio voi sapete che probabilmente la deforestazione in Amazzonia risponde al bisogno di carne che la Cina sta in questo momento manifestando, no? Perché anche i cinesi vogliono la bistecca, e siccome noi toscani siamo 3 milioni, i cinesi è 1,5 miliardi, chiaramente la richiesta di fiorentine è esponenziale, no? Però bisogna dare da mangiare le bestie, dargli l'acqua, e quindi servono i pascoli. Allora, è chiaro che di fronte a questo la diminuzione del consumo e la razionalizzazione del consumo rispetto all'impatto ambientale è fondamentale. Questo vuol dire decrescita, vuol dire un'economia diversa sicuramente, per questo Paolo Francesco chiama a marzo i giovani economisti e imprenditori d'Assisi, perché serve un modello economico diverso, perché questo qui, a fronte dell'impatto che ha sull'ambiente, non funziona più. Io ho detto ai miei incaricati, l'anno prossimo una maglietta per Roma non si rifà, faremo qualcosa che si riutilizza, no? Gli diremo, se porti quella dell'anno scorso te do un premio e non la rifaccio, per dire. Però dovremmo anche noi cominciare, anche negli ambienti parrocchiali, a domandarci, no? Se l'unico criterio che costa poco è carino, forse anche altri criteri, votare col portafoglio. E quindi anche qui i nostri comportamenti di consumo individuali hanno un peso. Prego. Sono Mongello Leonardo dell'ITF, Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Il riuso. grazie innanzitutto per il suo intervento e per aver descritto in maniera così chiara questo percorso di conversione ecologica. La nostra associazione, fra i vari scopi, a quello della sensibilizzazione, nel caso specifico, sensibilizzazione alla donazione degli organi, quindi alla presa di consapevolezza, di coscienza. E spesso andiamo nelle scuole per descrivere che cosa vuol dire donazione, testimonianza di donatori, testimonianza di persone trapiantate. Il suo discorso è chiarissimo, ma la domanda che noi ci poniamo nell'ambito della sensibilizzazione verso i giovani pone una grande difficoltà, ovvero sia come comunicare, come usare il linguaggio, come entrare nel linguaggio dei giovani perché questa sensibilizzazione possa avere effetto. Questa sala questa è una cosa che io dico spesso, no? Alle volte mi trovo a parlare di volontariato ed essere più giovane, adesso che qualcuno sotto la mia età sicuramente mi legare, ma si vede a occhio, no? Però non tanti, eh. Allora, il tema del rapporto con i giovani è una sfida fondamentale per la Chiesa, per il volontariato, per la società. Perché? Perché si registra un invecchiamento progressivo di tutte le realtà solidali. La Caritas era nata giovane, quando negli anni 70, dopo il terremoto del Friuli, quando nacquero le Caritas dappertutto, la gente aveva 20 anni, 22 anni, cioè la Caritas era una realtà di ragazzi, raccoglievano il ferro sui camion, la raccolta della carta, cioè era tutta una realtà giovane, no? Adesso io vado, vedo le Caritas parrocchiali e tutta gente più grande di me. Quindi ecco, e questo è importante, questa sfida. Ora, io credo che questa sfida ci chiede due cose. Primo, ci dobbiamo prendere i soldi. Ci dobbiamo spendere dei soldi, cioè persone, ambienti, esperienze tagliate per i giovani che li aiutino a crescere nella solidarietà. Ma ci dobbiamo spendere i soldi, il tempo e le persone, no? Perché questo non è più, ormai non basta più le cose solite, le testimonianze, i video, le robe, no, ci vuole sicuramente di stargli vicino, proporre delle esperienze, proporre figure di affiancamento importanti, perché altrimenti oggi il mondo giovanile non si muove più da questo punto di vista, perché l'individualismo che noi gli abbiamo trasmesso come peccato originale lì è fiorito. Questi giovani sono fondamentalmente individualisti, non negli ideali, perché negli ideali dicono tutti all'ambiente, però mi faccio notare
non so se era il sindaco Tambellini, no? Che quando c'è stato il giorno del Friday for Future, la mattina c'erano 2000 ragazzi, manifestazione pomeriggio 20. Allora tu domandi, ma è l'amore per l'ambiente o che tu hai saltato il giorno di scuola? Ecco, quindi non idealizziamo i giovani, cioè hanno grandi potenzialità, ma se non li accompagniamo con impegno verso la solidarietà, questi non ci arrivano. Primo. Seconda cosa, il tema di come farlo, no? Il tema dei linguaggi. Cioè, oggi i giovani sono sottoposti a un bombardamento. Cioè, voi ascoltate i trapper. Che messaggi danno? Se esce fuori una parola che dice aiuta l'amico, no? Droga, visione della donna strumentale, violenza, cioè oggi i giovani sono sottoposti a un bombardamento di messaggi che non vanno in questa direzione qui, della comunità, dell'ambiente, quindi bisogna fare in modo che di produrre cultura alternativa, cioè in quei loro linguaggi mettere dentro, per esempio, che ne so, che il volontariato premi le canzoni intelligenti, ci sarà uno che canta e che dice una roba intelligente e solidale, premiamolo, diamogli i palcoscenici, facciamolo girare per le scuole, cioè facciamo cultura. Purtroppo abbiamo smesso, lo dico alla mia Caritas, abbiamo smesso di fare cultura del bene e abbiamo lasciato la cultura in mano a gente che dà dei messaggi tutti così, perché sono funzionali questi messaggi a una cultura del profitto, della responsabilità, tutta una serie di robe, no? Perché l'individualismo è funzionale a chi non vuole che il mondo cambi in una direzione di solidarietà e di bene, no? Allora, noi dobbiamo in questo dire, ma il volontariato in Italia fa cultura? Noi abbiamo invitato a Perugia 2-3 anni fa il Festival del Giornalismo a parlare di emigrazione e giornalismo, no? E dice la visione negativa di emigrazione che c'è in Italia, che è assolutamente sproporzionata rispetto ai dati reali del fenomeno, a cosa si deve? Si deve al fatto che chi ha fatto il bene non ha comunicato e chi aveva interesse a comunicare male ha preso il sopravvento. Quindi la domanda è, ma il volontariato oggi in ambito giovanile fa cultura? E ci preoccupiamo di questo? Tu ci preoccupiamo di dire prendiamo soldi per le nostre attività, facciamo le cose per bene, per carità, ma se non facciamo cultura succede che poi a fare le cose per bene rimaniamo quattro vecchi e tra un po' nessuno, capito? Quindi questo tema di investire sui giovani seriamente, di investire in cultura, mi sembra fondamentale oggi in questo paese. Proprio a riprendere questa cosa della cultura, chiedendo che però si superi un po' questa dicotomia tra cultura scientifica e umanesimo, quasi a dire che il creato lo si difende con le scienze dell'umano, tra cui la teologia, che non so perché è sempre contrapposta alla scienza. Ma invece, immaginando che il Padre ha messo in tutti gli uomini l'amore per la conoscenza in tutte le forme che l'uomo, e di cui credo che quella scientifica, perché io non credo che sia il consenso a convincere i politici, perché il consenso sarà sempre minoritario, noi siamo sempre dalla parte dei perdenti, no? Anche dico noi che crediamo che l'ambiente non debba essere inquinato, sfruttato fino all'estremo, eccetera. Io credo che in questo veramente invece una seria riflessione scientifica, e la scienza non è automaticamente tecnologia, e comunque la tecnologia è una bella cosa, la scienza ci aiuta a capire quali sono i limiti di questo pianeta Terra, che necessariamente, secondo il principio della termodinamica, dice che le cose invecchiano, questo pianeta invecchia come tutte le cose, come i nostri volti, i nostri corpi, eccetera. Il problema è invecchiare in modo compatibile, in modo serio, in modo giusto, no? Non esiste un botulino per il problema è arrivarci, capito? Arriveremo a invecchiare. Esatto, no? Allora, secondo me un pochino di pace bisogna fare, proprio in questa stanza, certo. Per anni mio padre, che faceva il matematico a Pisa,
ha organizzato dei convegni su scienza e fede, proprio qui. Per essere precisi, il Papa non è già con la scienza, il Papa è proprio con il paradigma tecnocratico. Cioè, poi lui dice che non è che la scienza è negativa, anzi è positiva, però dice quando il paradigma è tutto quello che posso fare lo devo fare, che è il paradigma tecnocratico, questo è pericoloso. Tutto quello che posso fare lo devo fare. Questo è pericoloso, no? Perché scoprire che io posso fare delle cose, quindi che conosco delle cose e che ho la tecnologia per farle è importante, ma non tutto quello che posso fare lo devo fare, è buono farlo. Quindi è qui che il pensiero umanistico dialoga con quello scientifico, perché la scienza faccia pure le sue ricerche, i suoi progressi, intanto non tutto quello che si può fare si deve fare, no? Perché noi diciamo non c'è lecito sperimentare sugli esseri umani, no? Quindi vuol dire che la scienza ha bisogno di criteri, altrimenti se tu lasci un lo scienziato ti prende un eretto e invece prende una linea, no? Allora, la scienza ha bisogno della cultura umanistica per porsi dei limiti, e la tecnologia anche, però sono in dialogo ovviamente, perché il progresso della conoscenza è positivo, la scienza sempre ha valorato la scienza intesa come aumento della conoscenza del reale, no? È sempre stata invece attenta alla tecnologia, cioè all'applicazione della scienza nel manipolare il reale. Ma non tutto ciò che possiamo fare lo dobbiamo fare, perché oggi possiamo fare di tutto. Oggi possiamo prendere il genoma umano, modificarlo e creare creature, ma questo lo possiamo fare, ma lo dobbiamo fare? Speriamo. Seconda cosa, il discorso dell'invecchiamento. Il problema è se l'umanità riuscirà a invecchiare. Cioè, il mondo ha un suo decorso, sappiamo che il sistema solare tra 5 miliardi di anni non esisterà più, e vabbè, pazienza, no? Cioè, la morte è una prospettiva di tutte le cose viventi, ma il problema è che ci arriveremo a vedere questo esito, oppure noi, umanità, perché tanto alla fine la natura ci sopravvivrà. Cioè il mondo, se noi ci autodistruggiamo, in qualche maniera sopravviverà, no, ma, quindi noi diventeremo vecchi. Questo è il tema, non noi personalmente, ma come umanità, cioè arriveremo alla nostra estinzione naturale, probabilmente se andiamo avanti così no, cioè ci stiamo anticipando la fine rispetto ai miliardi di anni che dovremmo avere di fronte in maniera molto significativa, molto rapida, no? E quindi per questo abbiamo da prendere coscienza che non si tratta solo di invecchiare bene, ma si tratta di arrivarci a invecchiare. Nulla di più, però mi sembra, mi è tornato